Salve, benvenuti. Allora, colpo di scena, cominciamo con Michel Simard e Alice Rovati. Allora, perché Michel Simard? Perché Michel Simard può dire io c'ero, essendo che era uno dei membri della giuria del Festival di Cannes quando il film di Manoni ricevette la palma, e quindi ci può raccontare che cosa successe quell'anno a Cannes, che cosa successe nella giuria. Michel. Je parle en français ou en anglais? En anglais, signé par ce qui concerne la seconde traduction. Yes, I was in the jury in 1978. I was 40 years old. It was a great honor to be in a jury led by Alan Pakula, the famous American director of All the President's Men and Crude, etc. There was Guy Ullman, Franco Brusati, Andrei Konchalovsky, the producer of James Bond, Harry Saltzman, and a few others, Georges Bakevich, the famous set designer, and Alain Goretta, the Swiss director. Anyway, it was and François Chalet, a French journalist. So it was, as very often, a wonderful jury. And of course, I knew I was a film critic at Positive at the time for almost maybe 15 years. So I knew Italian cinema, and particularly I loved the early films of Ermanno Olmi, like Il Posto, I Fidanzati, Il Tempo Si è Fermato. And I was expecting, of course, a lot from this huge new film of 3 hours, Vero dei Zoccoli. And what was interesting is that we had 3 or 4 meetings during the festival, each separated by 2 or 3 days. And every time we met, the film played early in the competition. And every time we met, it was unanimous. It was the Golden Palm. We had no hesitation. And the further we went into the festival, the further we were convinced it was the best film. And it was quite funny because at the time, Cannes was very intimate, not intimate, but it was really a festival like, it's like Venice today. You could meet people, you could speak with people, you could sit at a cafe. Even if you were a member of the jury, there were not policemen protecting you and bodyguards and like today where you can't see them for 12 days. At the time, we walked in the streets and Yves Ullman and myself, and we were talking and so on, and we were listening. Of course, we could not speak with our mouths shut as members of the jury. We could not speak, but people spoke to us. And of course, some tried to influence us and gave their opinions about the film. And there was a recurring theme in their conversations, in the outsiders. It was that there was one film that could not get the Golden Palm. It was Albero dei Zoccoli. Not because it was not a good film, everybody loved the film, but, you know, people, especially in France, maybe in Italy, I don't know, but they always believe that the prizes are full of intrigues and manipulations and influences. And what they said all the time was the same. They said, well, last year, with the president Roberto Rossellini, the Golden Palm went to Padre Padrone. So you can't give it a second time to an Italian film. It has to be a geographical wheel. It should turn. You know. Second, it's a film about Italian peasants, exactly like Padre Padrone. You don't give twice a Palme d'Or to Italian peasants. And third, it's produced by Rai. You can't give a Golden Palm to a Rai film. And we were laughing inside. Of course, we didn't say anything, kept our mouths shut, but on the day of the final deliberation, it was this film that got the Golden Palm. And I think, I don't know what historians today, but I think it gave to the film a fantastic promotion, because to get the Golden Palm for Olmi was, of course, considered as a good director, but not as famous as Pasolini or Francesco Rosi or people of the same generation. He was considered but not popular really. And then of course with this film it was a world success. And this little anecdote, not too related to
to this film, but we share the prize for the grand prize of the jury between Marco Ferreri for Ciao Maschio and Jerzy Skolimowski for The Shout. And Ferreri was so furious that he stayed in bed, he didn't come to the final dinner because he would not accept to share it with the Paul. And the Paul, Jerzy Skolimowski, whom I had supported for 15 years, came to me at the final dinner and said, how can you share a prize with this non-entity, with this man who doesn't even know how to direct a film? He's just a screenwriter, he has no sense of cinema. I mean, this is insulting for me. So I learned that we should never share a prize. And then we shared the second prize between Isabelle Huppert for Violette Nozière by Claude Chabrol, and an American actress, not suddenly, I miss her name, who at the time was a big star, and she was shocked. She said, who is this unknown little French actress with whom I'm sharing the prize? And now I have forgotten her name, and she's almost forgotten. And if people remember this American actress, as it says, a footnote to, she would get a footnote in the history of cinema. She shared a prize with Isabelle Huppert in Cannes in 1978. Transit Gloria Mundi. Beh, complimenti, era una grande giuria, con grande gusto. Merci, merci, Michel. No, la traduzione, scusate, è che c'è solo le cuffie. Era solo questa parte. Il resto dell'incontro sarà tutto in italiano. E adesso io abbiamo la fortuna di avere qui una parte delle persone che sono venute ieri per l'incontro in piazza, e quindi siccome non c'è posto per tutti, io farei salire Rossella Guarna, che era assistente scenografa, Lella Lugli, che era segretaria di edizione, e Enrico Leoni, e poi facciamo invece salire gli attori. Io vado giù. Allora, con Alice vorremmo veramente approfittare del privilegio di avervi qui. Io sono molto, adoro questo film, e in più ho trovato una grande identità tra il nostro festival folle e la follia di Ermanno nel fare un film del genere. Ieri Alice diceva che è un film, L'albero degli zoccoli è un film di fantascienza visto oggi, un po' come la nostra manifestazione. Allora, ci piacerebbe entrare nella cucina di Ermanno e avere dei vostri ricordi sul film. Allora, per esempio, la costruzione di questo set perfetto, e poi Alice tu mi interrompi e prendi la parola e dici le cose intelligenti, ci vuole sempre una coppia con uno studio più intelligente, quindi no, io. Ecco, io comincerei dalla costruzione del set, perché questa impressione di avere di fronte un documentario deriva sicuramente dagli attori perfetti, ma anche da un luogo che è totalmente perfetto, che sembra la cosa miracolosa, che gli spettatori pensano veramente di essere nell'Ottocento. Pronto? Mi sentite? Sì, avvicinati. Ok. Ma intanto io ero l'assistente, ho avuto il privilegio di lavorare con uno scenografo fantastico e con un grande maestro come Ermanno Olmi. La ricostruzione di questo set è stata fatta in una vecchia cascina abbandonata, che è stata anche puntellata in alcuni punti per evitare che crollassero soffitti o cose di questo genere, e tutto ricercando dai contadini vecchi materiali che avevano nelle loro cantine. È stato fatto tutto così, insieme alla gente del posto, che ha collaborato, devo dire, tantissimo. E il,
C'era un consulente storico, scientifico o tutto si basava sulla memoria di Armando? Era sulla memoria, tutto sulla memoria di Armando e di Enrico Tovaglieri, il quale anche lui aveva un'origine, tra virgolette, contadina nel Cremonese, in realtà. E per cui gli studi e i ricordi loro sono quelli che hanno creato queste immagini, anche con le mie manine, però, che servivano. C'era, avevano un apparato fotografico, di stampe, di... come dire, c'era stata una ricerca storica e quindi voi avevate in mano delle fotografie, delle immagini. Sì, loro hanno fatto una ricerca storica, in questo momento io però devo dire non ricordo con precisione dove e quando e come, perché sono arrivata che tutta questa ricerca era già stata fatta, quindi ho visto quelle immagini, ho visto tanti disegni, Tovaglieri ha disegnato molto per la realizzazione di questo film, ho ricercato anche fra le sue cose, ma ultimamente lui purtroppo è mancato, ma non sono riuscita a trovare nulla, spero che le figlie riescano a recuperare un po' di questo materiale. Gli stessi zoccoli sono stati fatti dallo scenografo con le sue mani, proprio tutto così. E per quello che riguarda i costumi? Costumi, ho seguito poco questa parte, c'era Franca Zucchelli che è purtroppo partita, però ricordo metri e metri e metri di tessuti che arrivavano, anche questi in buona parte dalle persone del luogo, ci hanno dato camiciuole, camicie da notte, le lenzuola ricamate, tende con i ricami, ecco, questo per esempio io ho utilizzato lenzuola che mi hanno dato loro, vecchia lenzuola di tessuto molto 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 forte, di cotone, vecchio cotone, un po' ingiallito. E in questo hanno aiutato anche molto la sartoria, devo dire, ma anche lì non posso essere molto specifica, ci vorrebbe Franca che racconta. Io so solo che per la truccatrice ho ribucato tante orecchie perché dovevano avere questi vecchi orecchini tutti quanti con buco e l'80% delle nostre donne, compresa la vedova Runge, avevano i buchi delle orecchie chiusi, per cui c'era il problema di... E io mi sono prestata a questo gioco, era un periodo in cui si usava molto il bucato d'orecchio, quindi ero giovane e ho bucato le orecchie di tutte, ribucato le orecchie delle nostre cose. E lei invece ci parli, esisteva una sceneggiatura, esisteva un piano di lavorazione? No, esisteva tutto questo anche se molto accennato, perché Armando odia i copioni fissi, quindi... Ma esisteva e non ve lo faceva vedere? O... No, quel film, il copione esisteva per noi tecnici, io come edizione dovevo avere in mano. Era al minimo, non descritto precisamente, in bergamasco, per cui io la prima volta che me l'hanno dato succedono cioè, parole incomprensibili, però ce l'ho tuttora, cioè io ho il copione in bergamasco, poi l'abbiamo stato tradotto, eccetera, e ho l'originale su cui ho lavorato. Il copione non veniva dato agli attori perché lui considerava che dovevano essere naturali, quindi come ho detto ieri sera il suo segreto è stato, c'era bisogno di un uomo un po' furbastro che avrebbe rubato eccetera, ne vedeva 100 tutti i paesetti, quando vedeva quel furbino che insomma sceglieva quello, perché bastava poi dirgli vai lì, prendi due ciotti e porti via, e lui l'aveva fatto in modo naturale perché era lui, e così Maddalena, la sua timidezza, ne aveva viste non so quante. Quindi credo che il suo metodo fosse scegliere gli attori in base al loro temperamento e alla loro verità. E poi non ha mai dato più di due frasi per volta agli attori. Glielo dava al momento, diceva la situazione, sottovoce, in dialetto, chi ti verrà, in dialetto, e poi loro lo facevano perché erano se stessi. Quindi. Sono stati molti mesi di preparazione e poi di riprese, se non sbaglio le riprese cominciano a febbraio, finiscono a maggio del 77, però
già nel 76 c'erano state la ricerca dei volti, la ricerca delle persone. E, ecco, durante i 4 mesi di imprese tutto è filato liscio, tutto è andato come era stato previsto, ci sono stati dei contrattempi e soprattutto il modo di lavorare di Ermanno è stato uguale dall'inizio alla fine. Che io ricordi sì, lui è uno molto sereno, cioè se non riesce a fare un'inquadratura trova un'altra soluzione, ma lei quelli che si ammazzano perché non riesce a fare quella cosa, non è uno e l'altro, cioè è un artigiano rinascimentale, quindi a parte che si fa lui i suoi filtri, si è sempre fatto lui tutto, faceva lui la fotografia, aiutato da un altro che magari gli pigliava i diaframmi, però poi alla fine la faceva lui, ed è uno che allora prendeva in mano la macchina al volo e li rimane, cioè per cui... La macchina al volo. Sì, ma lui è un rumore, è un olmo davvero. Per molte cui... volte senza stativo, senza cavallo. Sì, andava, più la macchina andava. Cioè, cose che pochi sanno fare, insomma. È proprio rinascimentale tutto, sa fare tutto. E gli altri film che ho fatto faceva anche la scenografia, i costumi, tutto adesso. Tu che film hai fatto? Io ho fatto Cammina Cammina, Il segreto del Bosco Vecchio e poi un po' di documentari, uno su Milano, non ricordo altro, sono sempre lì, praticamente. E l'orario di lavoro? Normale, se c'era da andare oltre si andava, anche perché l'atmosfera non era sindacale. Olmi è allergico al sindacalismo, quindi cioè, no, cerca di non far fare troppo, però non menargliela con una mezz'ora, no, non esiste. Per cui, per esempio, nel segreto del Bosco Vecchio, dove c'era una truppa romana, ha sofferto molto. Perché questi qua, il sabato, dopo le 7 ore che arrivano alle elementari, volevano tornare alla famiglia a Roma, una volta che un villaggio non riusciva a dire una certa battuta, siamo andati avanti 2 ore in più per una battuta e lui continuava non recitare, dillo, pensa, non recitare, devi pensare, e lo dice 50 volte insomma. E questo è successo anche sulla roba del Zoccoli, cioè che una scena sia stata ripetuta? Beh, quella della, sì, la Battisti che doveva dire il rosario, doveva dire il latino, non arrivava alla fine, 53 anni. Poi ce n'era un sì che non piangeva, sì, ma questo mi ricordo 53, ma normalmente di una... Ma lui non si innervosiva, no, veniva un'altra, no, si veniva male, fermi un'altra, ecco, così. E tu ricordi cosa succedeva prima del battere il chat, cioè qual era il suo rapporto con l'attore? Questo è meglio che lo chiedi a loro, io quello che vedevo, che mi stavo preparando, eccetera, per vedere cosa faceva, piano, di parlare il dialetto ed era molto rispettoso dei loro tempi, non ho mai sentito impazientirsi, non so se voi confermate, raramente non si è mai impazientito, era calmo, dolce, molto confidenziale, insomma, molto rispettoso dei loro ritmi veri. Io quello vedevo quello perché mai che poi avvicinati, cioè, quando sto parlando con l'attore, tutti gli altri stanno distanti, stanno zitti, insomma. Volevo solo silenzio sì. E di non esagerare con le cose tecniche. E Ermanno non ha mai fatto un film in presa diretta, fa un enorme lavoro di post-produzione sui suoni. Beh, io ho fatto un film in presa diretta, Cammina in presa diretta, anche questo fare in presa diretta. Beh, dopo è stato in parte, in gran parte doppiato. È stato doppiato quando si è voluto fare la cosa in italiano. Perché parlavano tutti in dialetto, io ho il copione in dialetto, poi dopo, siccome si è visto che non si capiva, l'hanno ridoppiato in italiano. Allora, invece, Enrico Leoni, tu hai cominciato a lavorare al film per primo. Sembra che in pratica è venuto a Treviglio per cercare delle persone che lo aiutassero per trovare attori. Tu eri giovanissimo. Sì, ero 21 anni. E allora è arrivato da mio padre, che è un fotografo, sapeva che era appassionato di cinema, e mio padre fa, no, non posso, però c'è mio figlio solo che sta studiando, se vuoi che lo chiami, mi ha chiamato e mi ha detto, per favore, perché era molto gentile, cerca di organizzarmi in tutti i paesi della zona, degli incontri con della gente comune, e che devo scegliere attori per il mio nuovo film sulla campagna bergamasca, sugli usi e costumi della campagna bergamasca. Allora ho preparato uno scritto, non c'era ancora stampato di adesso,
scritto così a mano, eccetera, fotocopiato, con la circostile, roba del genere, andato nei vari oratori, nei bar, e avevo deciso il punto dove si dovevano incontrare quel giorno, quella sera, per trovare. Io pensavo, siccome noi siamo gente molto chiusa, pensavo che non venisse molta gente, invece, non so come dire, c'era sempre la sala piena. E era contentissimo perché poteva incontrare tanta gente, scattava la fotografia perché non c'era ancora telecamere, cose da riprendere, e poi quando veniva fuori diceva, ho trovato tutte persone, ho trovato due o tre attori, dai, che troviamo tutti. E infatti poi ha trovato tutti, era contentissimo. Secondo me lui aveva già in mente soprattutto il tipo di interprete, diciamo, dei suoi sogni, dei suoi ricordi, di quei sogni, perché aveva proprio in mente da quando era piccolo che era stato sfollato da Bergamo a Treviglio per la guerra. E lui aveva, probabilmente le aveva talmente in mente che appena vedeva una persona è quella il mio Battistino, è quella la mia Battistina. Poi in pratica, dopo che è stato fatto questo, mi ha chiesto di entrare nella troupe come segretario di produzione e ho accettato volentieri. Però diciamo che il lavoro è stato, andavo a prendere gli attori, facevo un po' di coordinamento con Calosci, che era l'organizzatore generale, e però ogni tanto dovevo scattare le fotografie perché non c'era un fotografo che facesse foto di scena, delle foto io, e c'era soprattutto Torricelli, che era il suo grande amico, quindi aveva iniziato a lavorare quando era ancora al Montedison, e ci davamo il cambio. Quando andavo a prendere gli attori, lui faceva le foto, quando andava lui a fare altre cose, facevo le foto, e abbiamo fatto un po' tutto. Camera car con la mia macchina, in pratica. Ha buttato giù il sedile, che c'era, ma hanno smontato il sedile di fianco, era una mini piccolina, e sulla strada, quando si vede le scene di camera car, che c'è gli sposini, i due fidanzatini, lui l'ha sdraiato, io tesissimo, perché cerca di andare dritto, cerca di andare degli altri che mi spingevano. E io impaurito, perché c'era tutta la strada un po' sconnessa, di riuscire a non fargli perdere la pellicola, soprattutto, e poi la scena, perché erano comunque gente, non attori protagonisti. È stata una cosa bellissima, proprio che vivo ancora la sento ancora molto dentro di me. Ecco, era un set molto povero, come sempre il set di Ermanno. Io ho recuperato il film, in realtà fu prodotto dalla casa di produzione di Ermanno, e costò 350 milioni di lire, che era per l'epoca molto, molto, molto poco. I titoli di testa dei film di Ermanno sono sempre molto impressionanti, addirittura i titoli di testa del suo primo film, Il tempo si è fermato, Ermanno Olmi, ha fatto tutto lui e basta, e quindi sono rapidissimi. In realtà per il standard di Ermanno la troupe dell'Arbore di Zoccoli era una troupe importante, ancorché per il cinema industriale, essendo un film storico, era una troupe davvero minima. Dove tra l'altro si mescolavano varie professionalità, perché c'era il grosso della truffa, che erano gli Orniani, quelli che avevano già fatto tante battaglie con Ermanno, che erano circa il 60%, e poi c'erano un 20% di professionisti milanesi come voi, e poi c'erano un 20% di locali come te. Il film si basa tutto sulla coralità, su un gruppo di attori che lavora molto bene assieme. Ecco, questo, il fatto di avere una troupe, ma di avere un comandante che fa un po' tutto. Il comandante entrava, Ermanno entrava poi nei vostri singoli lavori, o come dire, eravate poi liberi nel vostro territorio. Eravamo liberi, ma anche poco aiutati, perché io una volta, cioè, mettevano così come un grande
una spada sulla spalla di uno, diceva tu sei l'attrezzista, questo lo sapeva anche cosa fosse, per cui io come edizione potevo morire, perché quello c'era da raboccare la tazza, per quello non sapeva niente di cos'era l'attrezzista, quindi pagavo io che una volta era così, una volta era così, una volta non potevo andare avanti senza un attrezzista, sai cos'è l'attrezzista per l'edizione. Allora, giravamo per scena in una cucina, tutte le cucine fatte cambiando due pellettili sul fondo, ma doveva essere un'altra scena. La attrezzista non capiva niente. Io ero disperata, sono andata in soffitta, piangevo come una fontana, e disperata, è venuto lui e mi ha detto, stai con la ciana. Ma tu sei una vittorina, te ne freghi del vagone, noi sbatacchiamo, insomma, vai da solo. E allora dice, sto andando troppo forte. Ermanno, io come faccio a stare dietro? Questa è la prima cucina, questa è la seconda, ma dietro la ragazza non ha capito che deve mettere di nuovo quel quadro lì, quella roba lì, lo sa. Ah, beh, ragione, mi è andato un po' più piano, cioè lo sentivi, comunque partecipi, capisci? Cioè, cercavo di andare forte, però a un certo ci vogliono anche gli assistenti degli assistenti che funzionino, se no le edizioni in particolare per sparare. E voi invece ricordi su questo? Su questo tema, cioè dell'esigenza di Hernando da un lato e anche della piccolissima troupe. Io c'ho un ricordo che è stato il primo giorno di riprese, è stata una cosa che poi dopo però ho capito. In pratica dobbiamo fare la scena dove la Battistina e la Battistina sono davanti al prete che gli dice che devo mandare il figlio a scuola. Prete, vestito, ma non c'è una fascia qui. Che lui si ricordava che nelle zone di Treviglio, infatti riportavano Treviglio, questa fascia nera sopra la stola, non so che. Allora fa, Enrico, devi trovarmi la fascia. Treviglio, vado a Treviglio, in Treviglio comunque c'era mezz'ora, cioè non è che era lì attaccato, poi mi dipende dal traffico, via di corsa con la mini. Arrivo dal mio prete che era quello dell'oratorio, c'è lì la sua perpetua, che era sua mamma, dico, mi serve questa cosa, perché cosa? Però ma devo farti fretta. C'è finita, ma l'ho portato là e mi dispiace, abbiamo già fatto la scena perché abbiamo scoperto che nelle altre zone, sempre qui in Bergamasca, non si usava. Vabbè, è una prima esperienza, però è stata sempre una cosa, poi dopo capiva che comunque io ero neofita in queste cose, era la prima volta che facevo, quindi è andato sempre molto bene. Sì, invece a proposito della scenografia, il film copre apparentemente tutte le stagioni, mentre invece è stato girato tra febbraio e maggio. Però c'è molta neve, magari se ci racconti come avete fatto a far passare le stagioni che non passavano. Era tutto finto, cioè avevamo questo macchinario che spruzzava cose, gli stessi, non so se si nota tantissimo quando c'è la quando pianta le piantine del pomodoro, il nonno è tutto sale, non so se hai sentito che c'è questo rumorino assurdo di questa specie di ghiaccio che si muove. E poi è stato tutto ricreato, ha nevicato anche no? La neve l'abbiamo fatta noi con tutta la troupe, a fare con la carta dei pezzi bianchi, a fare pezzettini piccolissimi, sì. Una rete di poco per quanto tenuto dai macchinisti fuori campo, facevano così e scendeva. Il trucco suggerito da Ken Loach, che era il suo amico, io ho detto, io faccio così una rete. Era arrivato questo macchinario. Due pali di legno con questa rete, sì. Rete. Come ma ne scende troppo. Questo anche quando la pioggia quando c'è, quando ammazzano il maiale, fatta con la canna. Ecco, la scena dell'uccisione del maiale è anche, come dire, tosta. Io e lei ci siamo fatte portare per contratti, ho chiesto quando ho letto le cose, ho detto io non ci sarò perché posso morire, e quindi ci siamo fatte portare a 30 km dal set, ho dato i cià alle quattro macchine della presa e quando hanno finito verso sera ci sono sempre proprio non potevo. Io ogni volta che ho visto il film impazzisco, chiudermi le orecchie perché mi arriva comunque quell'urlo del maiale, per me
non so come possono guardare, non so. C'erano i bambini che guardavano, sono abituati. Ma poi l'avete mangiato in nera? Sì, no, ma non so se quello. Spero di no, non so. E comunque io ho una grande scodella, quella da Del Vitri, in cui l'ho raccolto nel film Sangue del Maiale. Me la, cioè, l'ho detto a tuo ieri, se arriva sana a fine film me la regalo. Lui mi ha detto sì e ce l'ho a casa. La scodella da 2 litri per il latte normalmente, ma l'hanno usata per il sangue del ragazzo. Cioè, sì, è un regalo. E per voi professionalmente è un'avventura questo del lavoro di Zoccoli che vi ha segnato? Ma io ho imparato tantissimo da questa avventura, ma dall'invecchiamento dei legni alla brina sui vetri, alle bambole, di fare le bambole di pezzo. Per me è stata un'esperienza incredibile, uno dei primi film come assistente della mia vita, quindi certo che la ricordo. Con due grandi maestri, ripeto, Roberto Valieri e Ermanno Urmi, che ogni tanto arrivava e metteva la mano sulla spalla e diceva bene. Ma è vero che Tovaglieri, dopo il successo del film e quello che poi ha fatto la fattoria del Mulino Bianco? Sì, è vero, è vero. Anche lei lo ha aiutato. È una vendetta della storia. È stato chiamato per quello, effettivamente. Come esperto di cascina. È terribile. No, nel senso che è l'esatto contrario, cioè... Cioè, il monello che diventa... Sì, esattamente, è il monello che diventa Dio Feste, come... Però l'immagine è ricreata da Tovaglieri, comunque in ogni caso, notevole, non c'è. Certo. E Lele, per te? Per me è stata la sorpresa di poter far lavorare delle persone non attori professionisti e ottenere gli effetti che ha ottenuto. Quindi gli parla e... Non so, il procedimento che ha varie fasi, però si coagula poi durante le riprese e la televisione è primi piani. Cioè c'è la commozione, c'è tutto. E questo veniva dalle cose che lui suggeriva all'attore sottovoce poco prima di girare, il minimo, lui voleva raggiungere l'effetto poetico. Sì, la realtà sì, ma la realtà senza effetto poetico non gli interessava, quindi è sempre l'effetto poetico. Quello è però. Enrico, e invece cosa è successo della cascina? Purtroppo la cascina l'hanno ristrutturata, ma distrutta e ricostruita in cemento, molto brutta, cioè una cosa brutta. E hanno fatto un capannone dove ci sono tutte le galline di fianco, cioè un capannone intensivo, diciamo, non è più da vedere. Io speravo, tutti abbiamo sperato che l'acquistasse il comune o qualcuno, facesse un museo, un posto dove andare a mangiare come esistono adesso, cioè forse se veramente Toscana fosse anche da visitare come monumento, sì, un piccolo museo della Dove di Zoccoli, magari con un bar, con qualcosa per riuscire a sostenere le spese, fare qualcosa. Invece se tu vai purtroppo ci rimane male. Beh, era veramente pericolante, però tu la puoi ristrutturare in un certo modo, ma un certo tutto cemento con il tetto, come hai detto, più o meno rimasto uguale, comunque sì, però, sì, come so, da parte di qua rimasto il tetto com'è, no, tutto molto fuori. Hanno buttato giù chiaramente le stalle, non ci sono più quello. Bene, allora adesso tocca agli attori e dall'inizio, perché io non ho lavorato troppo. Che altre cose succedono con l'intelligenza? Io vorrei invitare anche la vera moglie del marito. Oh, anche qua! Sì, ma che tu sei? C'è il tempo! Erano già sposati, avevano già 2 figli e lei ha dovuto subire il fatto di vedere in diretta suo marito che viveva la storia. E non si è arrabbiato come certe persone, perché
perché ce l'ho io con due figli, per cui tu hai litigato con ogni molte, sì, ma non è che adesso intervisti lei. No, era un racconto che mi aveva colpito per questa confusione tra realtà e finzione che si è creata a un certo punto quando poi mi avete raccontato del sé, per cui in un certo momento sembrava quasi, non si capiva, anche se era un film storico, stava accadendo, quindi sembrava talmente reale che a un certo punto tua moglie si è chiesta che ci facevi tu. Io sapevo cosa ci facevo. No, vogliamo, volete raccontare come è andato, come siete stati la prima volta che siete stati scelti? Allora, io dico subito che faccio una fatica dalla Madonna per parlare in italiano. Cioè, allora, noi stavamo girando, stavamo provando una recita all'oratorio, come ha già detto Enrico, che lui girava per gli oratori, stavamo provando una recita e io, tra virgolette, ero regista e non permettevo mai quando si provava di entrare qualcuno. E a un certo punto entra lui con dietro Olmi e io dico no, mi dispiace, ma restate fuori perché io non voglio che nessuno entri. E lui mi si avvicina e mi fa, sai chi è quello là? Oh, subiamo chi calè che è? Ermanno Olmi, chi calè Ermanno? Ma dopo mi sono andato a rivedere un po' di cose e ho capito chi era, in effetti ero con Olmi. Così è stato il primo approccio con lui. E subito mi ha individuato oppure? No, prima ha scattato delle fotografie tutti quelli che erano lì e poi dopo ci siamo andati a chiamare, ci ha detto se volevamo partecipare a sta roba qui, che non si sapeva neanche com'era, perché io ho rischiato. Sai che cosa ho rischiato? Di uccidere la moglie. E io mi sono ammalata, mi dispiace. D'accordo. Volevo uccidere, ma io non sono ammalata. Basta. Non te la sognano. No. Porto ancora le ferite. E tu quanti anni avevi all'epoca? Io avevo... quanti anni avevi? 30 o 30. Mia figlia ne aveva 7. Io ne avevo 16 più di mia figlia e lui ne aveva 7 più di me. Ecco, 30 di più. 31. No, sono stato io, provvidenza. No, perché è stato ieri quando ci siamo visti la prima volta, è stato abbastanza impressionante perché voi forse vi sentite cambiati, ma in realtà siete uguali. Sì, no. E quando poi ieri c'erano anche altri personaggi. E è come, diciamo, è come se Ermanno avesse colto qualcosa così eterno in realtà della vostra figura, no? Perché è stato molto forte vederli tutti insieme. Sì, ma noi abbiamo vissuto con la vitalità, è vero che quando lei dice che si è impressionata per il maiale, per noi era una cosa normale, normalissima. Noi contadini così eravamo, sì, ma era un fatto, se no non si mangiava, perché la vita era così come l'ha descritta da noi, né più né meno, non so. E tu, Omar? Eccomi qua. Io avevo 7 anni, adesso mi ricordo poco, pochino. Ricordo Vigo che veniva a prendermi il primo giorno. Ero in prima elementare, ero a scuola, poi vabbè, il primo giorno ho fatto l'alfine e piangendo a tornare piangevo perché non andavo a trovare i miei amici. Allora per convincermi di andare alla sera mi portava a prendere sempre un giocattolino, un qualcosa, questo non ricordo benissimo. Del film poca roba, sinceramente, perché ero piccolo. Però ricordi anche il dopo? Ah, il dopo sì. Sì, che è successo? Poi no. Sono stato orgoglioso di conoscerla, perché eravamo attori, eravamo persone che siamo conosciuti lì. Però sono passati quasi 40 anni e ci vediamo ancora tutto. In poche parole ha creato ancora famiglia, ma secondo me di gente normale, comune, che mai abitavamo a 5 km di distanza, non ci conoscevamo neanche, però
subito dopo l'uscita che è successo? Ciao. Perché essendo un film girato in diretta a Bergamasco, allora in tutte le scuole lo facevano vedere tutti i giorni e chiamavano immancabilmente, chiamavano me. Dopo vedere il film tutti i giorni, non so che sul palco, in un paese, poi andato, poi andato, poi andato. Alla fine del film salivo, mi chiedevano cosa. E l'ho visto, penso, mille volte. Più o meno. Mille pulsanti. E sono stato contento di rivederlo ieri sera, sinceramente. Mi ha dato. Mi ha fatto piangere ancora, mi sono fatto piangere. Ma nella realtà come mai come ti hanno fatto piangere? Come col vizio che ho, con la sigaretta. Ho preso una sigaretta, l'ho messo dalla carta attorno, ma mi ha messo qua vicino agli occhi per farmi piangere. Questo solo per dire che questo film non sarebbe più possibile. Non solo per questo, ma che sicuramente è anche. È talmente straziante l'idea che l'essere umano si è messo in una condizione burocratica per cui un film così non potrebbe più accadere. Da nulla delle dinamiche che si sono create, soprattutto con i bambini, piuttosto che la presenza degli animali, che adesso è regolamentata in una maniera incredibile, le ore di ripresa, i minuti. E probabilmente non si potrebbe più fare, quindi per fortuna che è stato fatto, è stato colto. E voi ricordate la prima volta che l'avete visto? Mi ricordo la prima a Bergamo, il giorno dopo sul giornale il bambino si addormenta alla prima del film. Io ho addormentato. Poi mio padre e mia madre mi ricordo che piangevano la prima volta che l'ho visto. E voi ricordate la prima volta che l'avete visto? Vabbè, abbiamo sempre. Io sì. Se posso ti racconto un aneddoto che vi ho raccontato. C'era il, come si chiamava quel signore che aveva nascosto la monetina sotto il cavallo, la monetina d'oro. E stava pulendo la stalla. Sai, la stalla con gli stivali. E si è saputo che a Bergamo c'erano i primi manifesti di Scofield di l'albero degli zoccoli. Battisti saputo, ha caricato me, siamo andati là a prenderlo. Lui nella stalla con gli stivali, senza cambiarsi, è salito sulla macchina. Siamo andati a Bergamo, all'Arlecchino se non sbaglio, o a San Marco. A San Marco, è entrato così con gli stivali, è venuto là lo steward, ci ha cacciato fuori a calci in culo e lui gli si è girato e gli ha detto: ma sapete chi sono io? Sono quello là, facendo il segnale alla... È stata la prima volta che abbiamo intuito che insomma, si faceva sto film, si proiettava poi, ma che non fu l'ultimo. È diventato un film. Perché avevate la percezione che quello che facevate in fondo era la vita di tutti i giorni, sì, quindi vi chiedevate ma perché infatti fanno un film su questo? Su questo, infatti. E cioè, noi non ci si rendeva conto di quello che stavamo facendo. Noi seguivamo le quello che ci diceva di fare lui. Con lui con la sua maestria ci faceva fare quello che lui voleva. E sono come lavoravate? Ci sono delle cose che ricordi, per esempio, tu hai fatto anche tante scene anche da solo, no? Per esempio quando ti viene paura di notte. Sì, infatti, le scene che ho fatto da solo le posso raccontare, ma quelle che ho fatto con lei non le posso raccontare. No, era tutto, insomma, ripeto, tanto l'ha descritto benissimo lei come lavorava a Olmi, lui ti prendeva da parte, ti inculcava quello che lui voleva e da lì era facile dopo, perché lui ti metteva in una condizione che quasi non potevi sbagliare. Posso dire una cosa? Aia. Voi non dovete solo ascoltare le parole del film. Avete visto bene gli sguardi? Sì. Parlo. Era geloso degli sguardi. Parlo più. Sì. Cioè, ma parla del mio sguardo. Erano gli sguardi. Ma erano
sexy Luis. Oh, quando la guarda. E allora non ce ne eravamo accorti perché eravamo accorti, ma me ne sono accorta ieri sera. E quindi avevi ragione di essere geloso. Ma c'era qualcuno che aveva dei dubbi, tipo appunto, se questa è la vita di tutti i giorni, no? Perché farci, cioè che diceva, ma che stanno facendo? Sì, infatti, per quello che. Scusa, per quello che dicevo che la prima volta che avevo visto i manifesti che in effetti si era realizzato un qualche cosa. Eravamo increduli di quello che avevamo fatto. Che è stata una cosa. Di alcun potere. No, per me è stato, cioè una, diciamo, ho visto questo film da bambina quando ancora passavano in televisione questi film bellissimi e l'ho visto probabilmente molto prima di andare nei musei o di conoscere proprio bene la storia dell'arte. Per cui io per molto tempo mi sembra che, non so, tutti dei paesaggisti piuttosto dei grandi pittori che iniziano avessero copiato da Olmi, perché lui probabilmente ha raccontato la sua memoria, ma in qualche modo, non so se anche ieri sera voi che avete visto il film, si vede dove è andata la pittura, no? Cioè si vede. Perché non hai mai la sensazione che lui sta copiando un dipinto. Secondo me ci sono proprio dei dipinti dentro, dei momenti che probabilmente uno più esperto di medicina dell'arte può dire questa inquadratura è esattamente quel quadro. Però è come se avesse trovato la radice dove è nato quel dipinto. E anche i volti che voi avete mi sembra proprio di riconoscerli nella storia della pittura del nostro paese, e è il motivo per cui, non so se riesco a spiegarmi, però mi ha reso così evidente che la pittura del nostro paese è nata dalla gente comune, cioè non è una cosa che è arrivata come noi siamo abituati ad andare a vedere nel museo, no? E pensiamo che sia una cosa distaccata dalla realtà. Invece è come se grazie a questo film lo distaccadere, no? Dico, ma allora mi sono immaginata i macchiaioli in mezzo al campo che assistevano a una scena e la dipingevano. Lui lei è riuscita a farlo filmicamente. Ieri parlavamo con Gianluca che mi è venuto in mente un altro film che ho rivisto da poco, che è I Sette Samurai. E non so se voi avete mai visto I Sette Samurai. Però c'è uno dei samurai che è un contadino, ma fa finta di non esserlo perché un po' si vergogna, perché i samurai devono essere nobili. E a un certo punto però si sfoga, no? E dice, ma voi credete che i contadini siano dei santi, no? Cioè, sono tutti i samurai. Dice, voi pensate che i contadini siano dei santi, ma in realtà non è vero, loro sono vivi, nascondono la roba da mangiare, vi dicono che non hanno niente, ma invece se andate nelle cantine è pieno di fagioli, è pieno di riso. Sì, ma loro sono così perché voi li avete resi così, perché ogni volta che fate una guerra li violentate, le donne, distruggete i raccolti, e loro sono diventati vivi. E la risposta dei samurai è: tu sei figlio di contadini. In qualche modo solo uno che sa la sua origine può raccontare anche la viltà, cioè il mondo contadino senza dover fare il mulino bianco, appunto, no? Ma raccontare anche il torbido di un mondo che voi avete anche interpretato, perché la cosa che è devastante del film è che questi non si uniscono e non lottano. Mentre giravate lo sentivate questo, cioè che si raccontava anche un po' una vergogna, cioè il fatto di essere sottomessi al padrone. Infatti sì, la paura infatti sì, era così, perché bisognava stare attenti che posizioni ti mettevi, perché dopo se andavi contro il padrone non mangiavi più, non c'erano alternative. E questa cosa l'avete molto, cioè, certo. Sì, sì, si vede benissimo la scena finale dove nessuno lotta per Battisti. Il fatto che, cioè, l'ironia della sorte è caduto anche nella vita reale, che
Battisti è stato mandato via dopo aver fatto il film. Dopo aver fatto il film. Ha subito quasi la stessa, sì, la stessa sorte. E non gli era la sorte, pochissimi si sono spesi per difenderlo, proprio come nel film. Come dici tu, proprio una, come si può dire, come si può definire, ecco, una vegliaccheria dei contadini, chiamiamola. Forse questa è anche la realtà del film, nel senso che tanti avrebbero provato a raccontare sì, il buonismo. Invece il film è straziante sì. Perché loro sono uniti, però non riescono a ribellarsi al patrono. A ribellarsi. Così. Forse perché non sono una classe, ma una cultura. Esatto, una cultura. E dalla cultura, se non hai, come si può dire, i presupposti, non puoi sfuggire. Ma voi avete mai corretto il maestro? Cioè, non so, magari una seconda scena, facciamo questa scena? Noi no, ma Battistini tutti i giorni lo corregge. Guarda che il cavallo non si fa così col cavallo. Entrare nella stalla non si entra così, ma si entra così. Ma Olmi non è che se la prendeva, anzi. Lavoravano in, come si può dire, in simbiosi, lui e Battistini. Cioè, Battistini era più esperto delle cose contadine. Tutti avevate comunque un legame con la campagna, no? Tutti, sì. Avevate un legame con la campagna? Sì, sì, sì. Quasi tutti. Cioè, sapevate come si il 99% erano tutti contadini. Perciò è stato quasi facile, ecco. Quasi facile, tra parentesi. Hai gli ebrei? Eh? No, ho chiesto se vengo bene. Hanno un treno, non una barca. No, una barca no, perché c'è la mia moglie si incazzata. Non parliamo di. No, sarebbero tante curiosità, però magari no, abbiamo quasi finito, scusate, abbiamo quasi finito il tempo, però invece io ti volevo chiedere a te, Alice, cos'è una cosa che ti colpisce di questo film o che vorresti rifare o che ti dici non si può fare, come prima ci hai detto, una cosa che ti colpisce o che ti emoziona di questo film? Vabbè, una cosa è difficile, questa è come dire ti piacciono gli occhi, è l'insieme, no? Che crea poi l'armonia, perché forse la cosa appunto che mi colpisce di più è questo suo essere completamente organico, cioè questa partecipazione che si sente, cioè che accade, questo figlio che accade, che questa possibilità di far partecipare tutti, i bambini, gli adulti, gli animali, che adesso è molto regolamentato e questo mi dispiace, no? Però non è che mi dispiace soltanto perché non è più possibile farlo da un punto di vista cinematografico, mi dispiace perché siamo separati nella vita reale, cioè chiaramente il cinema poi riflette la realtà, quella cosa lì non si può fare, invece sì, perché ci sono le leggi che te lo impediscono, l'HCCP, tutte le varie conseguenze burocratiche, però queste leggi sono anche dall'altra parte, quindi all'interno della vita reale, per cui non si sta più tutti insieme, non c'è più questa organicità. Diciamo appunto, per me è sorprendente quanto questo film, che come ho detto ieri sera, io ricordo la prima volta che l'ho visto e mi sembrava un documentario, perché anche in Umbria, in campagna, i contadini erano gli stessi, più o meno, no? Delle differenze di forma delle case, di relazioni. Questo film adesso io lo guardo e dico dov'è? Che pianeta è? No? È un film di fantascienza e per quanto uno dica no, ci sono ancora delle resistenze, no, adesso si è passati comunque alla boutique contadina. Lì era proprio la base della società. E tu questa storia l'hai raccontata molto bene, è una meraviglia. Lunga vita all'albero del gioco. Grazie.